questa fredda domenica di dicembre ci troviamo sulla strada provinciale 4. Da circa mezz'ora che un gruppo numeroso di manifestanti si sta radunando qui per protestare. Infatti è da circa 6 anni che questa strada è interrotta al traffico. L'iniziativa è partita dal SEL, Socialismo e Libertà, che è riuscito a mettere insieme tutti i partiti, le varie associazioni e si è creato anche un comitato cittadino. Perché è importante questa strada? Perché collega Piazza Armerina a Idone con lo svincolo autostradale. Questo vuol dire il collegamento con la Villa Romana del Casale e con il museo che ospita la Venere di Morgantina, che sono due importantissime attrattive per il turismo. I manifestanti vogliono delle risposte, vogliono scoprire perché dopo 6 anni ancora la strada si trova in questo stato, di chi è la colpa e chi se ne deve occupare. Non può assolutamente una zona di grande prestigio dal punto di vista turistico come è la nostra, quella di Piazza, quella di Aidone e così via, e non può essere tagliata praticamente dalla comunicazione, impossibile. È inutile che ci riempiamo la bocca di Venere di Morgantina, di Villa Romana, di siti archeologici importanti, se poi non riusciamo a far arrivare la gente o creiamo disagi enormi. Lei è il signor? Contraffatto Carmelo. Allora, lei mi stava raccontando che questo terreno è stato di vostra proprietà per quanti anni? Per oltre 70 anni, in mano di mio nonno. Secondo me hanno fatto lavori che sono stati fatti sbagliati. C'era qui un ponte che faceva il raccoglitore di acqua e che usciva lì a quella valanga e non c'è più. Quindi eliminando questa via per l'acqua è successo questo, lei ipotizza? Logico, si è formato qui un grande raccoglitore che ha spinto la strada ad frenarsi tutto completamente. Se la mobilità viene impedita riguardo a una località che aspetta che le persone che devono arrivare appunto hanno bisogno di una strada, è chiaro che il danno è sotto gli occhi di tutti. Ora come ora questa interruzione costringe a fare degli allungamenti. Lo so che c'è un dissesto idrogeologico importante che praticamente comporta l'impiego di risorse notevoli e che non sono alla portata degli enti territoriali, quindi devono essere risorse che devono provenire da un finanziatore molto più importante di quello che possono essere i nostri piccoli comuni, però ci vuole anche un'attenzione. Noi possiamo richiamare l'attenzione, cioè questo territorio non può andare verso la sua vocazione che ora come ora è quella turistica se non c'è questo prerequisito. Immagino che quando hanno fatto il progetto hanno tenuto conto del sistema di raccolta delle acque naturali che c'era. La strada è stata realizzata molti anni fa, il fenomeno si è acuito negli ultimi 7-8 anni. Il dissesto è sicuramente ascrivibile a fattori di tipo idrogeologico, ma certamente anche dalla carenza di manutenzione nel tempo della strada. E riteniamo che, così dai dati che abbiamo, probabilmente da una carenza anche strutturale in fase di costruzione della strada. Pochi chilometri collegano Piazza Armerina a Val Guarnera, ma questa interruzione crea moltissimi disagi. Da noi è vissuta malissimo, tant'è che l'amministrazione comunale, me presieduta, già da diversi anni sollecita il ripristino di questa strada. Proprio qualche mese fa, sul nostro incontro, sulla nostra sollecitazione, il presidente della provincia e l'assessore Alvano avevano assicurato che proprio nel prossimo mese di febbraio dovevano appaltare i lavori. Poi abbiamo avuto notizie invece che la fase tecnica si è quasi completata, ma c'è un problema relativo al finanziamento che è stato bloccato. Dobbiamo dire che c'è tutto il percorso della strada provinciale 4 in cui ci sono oltre 6 milioni di euro destinati al ripristino della strada e che sono stati bloccati dai fondi CIP per interventi che non abbiamo ancora appurato, ma certamente credo che siano ascrivibili alle ultime manovre finanziarie. È inutile che la gente si mobiliti per fare delle piccole manifestazioni così quando noi abbiamo eletto delle persone che dovrebbero perlomeno garantire i nostri diritti. Questo è un nostro diritto, né più né meno. Ma io mi sembra che già gli amministratori provinciali si siano occupati in passato di questa strada e mi risulta che addirittura c'è stata una presa di posizione contraria a risolvere il problema nella zona bassa, che sarebbe questa di Enna, a favore della zona alta. Io so che nella parte nord della provincia di Enna ci sono strade pure cattive, in cattivo stato, eccetera, ma hanno preferito dire no alla nostra a favore della
dell'altra. Questa è una notizia dell'anno scorso, mi sembra che sia di pubblico dominio.